regalato la città. Ma la città regala sempre un arricchimento continuo, soprattutto per chi fa questo mestiere, è una continua fonte di energia. Napoli è una città che c'è il vulcano, per cui una città elettrica, una città di grandi, veramente, di grandi vibrazioni, di grandi energie, per cui è una città teatrale per eccellenza. La lingua napoletana è una lingua teatrale per eccellenza. Il teatro nasce a Napoli con la commedia dell'arte, per cui vivere a Napoli, io non mi sono mai spostato da Napoli, vivere da Napoli significa un insegnamento continuo, un assorbimento continuo di energia. Per chi fa questo mestiere, Napoli è per chi fa un certo tipo di mestiere, io lo faccio soprattutto nel comico, ed è un'energia che serve molto. E la trovi cambiata rispetto a diversi anni fa? La mentalità napoletana no, purtroppo no. Purtroppo no, c'è una percentuale di napoletani che continua ad avere questa mentalità, un po' questo bigottismo che non mi aspettavo, è un po' proprio la mentalità dell'autolesionismo. A Napoli abbiamo questa cosa che, insomma, non riusciamo a conservare le cose belle che abbiamo, e non riusciamo a migliorarle. Non c'è mentalità imprenditoriale per migliorare, però in alcune cose Napoli è migliorata, per esempio rispetto a Roma, che è regredita in un certo senso, Napoli è cresciuta ed è sicuramente migliorata. So che a breve, cioè insomma tra ottobre e novembre, uscirà un tuo nuovo film al cinema. Ma io ho girato un film con Biagio Izzo e Paolo Conticini per La Medusa, è una commedia, non è un film comico, è una commedia, non è un film dove, insomma, c'è una comicità straripante, perché volevo fare un tipo di commedia un po' più all'italiana, un po' più elegante, e dovrebbe uscire, dipende dalla distribuzione, dipende da Medusa. Probabilmente uscirà a novembre, si chiamerà Dobbiamo stare vicini, e spero che esca a novembre, se no possono parla a febbraio, perché ovviamente dopo Natale, gennaio, febbraio. Sì, è stato girato a Napoli, il plot è praticamente siamo due inquilini dello stesso palazzo, io e Biagio Izzo, con un amministratore che è Paolo Conticini, e in questo palazzo succedono una serie di cose, per cui insomma anche delle robe un po' misteriose, divertenti. E qualche scena è stata girata qui anche? Sì, sul terrazzo qua, sul terrazzo abbiamo girato le riunioni di condominio. Per quanto riguarda la tua vita privata, insomma, hai parlato sempre poco di te, di come magari, non so, sei single, vivi da solo. Vivo con Luisa, che è la mia gatta. Vivo con Luisa e sì, per lo più da solo. Insomma, sono abituato a vivere da solo, e vivere da solo è una roba che insomma tutti dovrebbero avere la capacità di vivere da soli, e io ci credo nel fatto che bisogna stare bene da soli per stare bene poi con gli altri, perché molta gente sta con gli altri perché non sa stare da solo. Ed è un grande errore, secondo me, insomma, è una scelta che bisogna fare a prescindere. Molti invece smettono paura di stare da soli e sono abituati a stare con gli altri. Molti si smettono insieme proprio per non stare da soli. Questo. Però tu ci sei bene da solo, quindi potresti anche essere pronto a stare con qualcuno. Sì. Come lo vedi il matrimonio, cioè, in generale? Perché no, non ci ho mai creduto al matrimonio, non ci ho mai creduto, ma neanche ai figli. Infatti non sono sposato, non ho figli, non ci ho mai creduto. È troppo complicato, è veramente un impegno troppo, troppo grosso. Non ne sarei stato capace. È proprio un problema di incapacità, mi rendo conto. Il rapporto con una persona in quel senso
è complicata. Lo vedi impegnativo, diciamo. Sì, 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 lo vedi impegnativo, sì, sì, sì. C'è bisogno di un impegno, c'è bisogno di una volontà che io non. Un impegno più che altro che io non riesco ad avere per il mio lavoro, cosa. E poi sono pigro, indolente, sono un po' distratto e quindi è complicato, perché è complicato, le donne hanno bisogno di molta attenzione, molta, molta, continua, non ti può distrarre, se ti distrai è la fine.